macchina in accelerazione per il comando straight flash, all'esterno Simply Red lungo la corda Supermar, poi c'è anche Symphony Rock. Symphony Rock e Simply Red in lotta, intanto in errore Solar Ring va in piegata. La squalifica intanto per uno dei favoriti, Speed Mac, ha chiuso da favorito Supermar che è terzo lungo la corda, secondo in corda in terza posizione. Symphony Rock in vantaggio all'arco Simply Red lungo la corda, c'è Supermar avanti a Straight Flash. 28-3 il quarto iniziale, all'avanguardia Symphony Rock, al suo esterno preme sempre Simply Red, i due rischiano di servirla su un piatto d'argento al Supermar, in quarta posizione Straight Flash, poi Starlet Lux, quindi Sea Etoile del Rio, poi Stormont Punt, 43-4 per i 600, in vantaggio Simply Red, in seconda Symphony Rock, in terza il favorito Supermar, 2,78 la quota al tot. 59,6 per gli 800, alla media di 12,3. In vantaggio Simply Red, in seconda Symphony Rock, in terza Supermar, prova a migliorare anche Stormont Punt. Il giro in 15,4, sempre all'avanguardia Simply Red. Simply Red comanda avanti a Symphony Rock, poi trova varco interno Straight Flash che è in terza posizione, a largo Supermar. 31,2 la terza frazione, 1,38 per i tre quarti di miglio, con Simply Red avanti a Symphony Rock, così all'ingresso addirittura l'errore di Simply Red, lo scatto a centropista di Supermar, Supermar che sta passando, Supermar sta allungando in progressione, per la serie mi siedo al tavolo servito, Supermar. Starlet Lux Straight Flash, 34 il quarto conclusivo, 2:01:02 il tempo totale, la media al chilometro di 1:15:08 per il successo del favorito Supermar per i colori della scuderia Truck di Primo D'Altri, il training di Andrea Vigliardi e la guida di Tommaso Di Lorenzo. 1, 2, 4, il passaggio numerico al traguardo del premio Barbados.